Buonasera da Francesca Magurno e bentrovati con l'informazione dal Golfo di Policastro. In Calabria, emergenza Covid-19, sono 188 i nuovi positivi su 2634 tamponi processati in regione. Cresce il numero delle guarigioni da inizio emergenza sanitaria, 521 nelle ultime 24 ore. Purtroppo anche oggi si sono verificati 5 decessi e cresce anche la percentuale dei vaccinati, 61.521 le somministrazioni su 79.990 dosi consegnate. Regionali 2021, il gruppo dirigenziale del PD Calabria ha chiesto ufficialmente a Nicola Irto di accettare la proposta di candidatura alla presidenza della regione. La notizia è stata accolta da Carlo Tanzi con un post molto critico su Facebook, cancellato subito dopo la pubblicazione. Intanto ha ufficializzato la sua candidatura al fianco di Luigi De Magistris anche l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Avviata in Calabria la campagna sperimentale di pesca alla sardella con la sciabica. Il primo peschereccio ha preso il largo questa mattina dal porto di Corigliano Rossano. Presente l'assessore all'agricoltura, caccia e pesca Gianluca Gallo, che ha lavorato ad un progetto di pesca sostenibile della sardella presentato e approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Ambientali. Trasporti, Ferrovie Calabria si dota di 4 nuovi convogli a 2 casse prodotte dalla Svizzera Stadler. I convogli andranno ad ampliare il trasporto ferroviario sulla linea Cosenza-Catanzaro-Lido. I nuovi mezzi, rispettosi dell'ambiente, saranno dotati di 100 posti a sedere e 100 in piedi. L'informazione dal Tirreno cosentino. A Diamante il cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Senato Franco Marini, nelle parole del sindaco di Diamante, senatore d'Italia Viva Ernesto Magorno. Un amico della nostra città, della quale fu autorevole ospite per partecipare ad importanti eventi culturali, lo ricorda Magorno. Con la sua scomparsa l'Italia perde una straordinaria personalità che lascia una traccia importante, viva e significativa nella storia del paese, del sindacato, della politica e delle istituzioni. Marini, 87 anni, è deceduto in seguito alle complicazioni da Covid-19. Restiamo a Diamante, sarà l'attrice Yaya Forte la testimonial del prossimo Mediterraneo Festival Corto, in programma dal 2 al 5 settembre 2021. Premiata con 2 nastri d'argento, un Ciak d'oro e un Globo d'oro, l'attrice è famosa per ruoli teatrali e cinematografici, nonché per la partecipazione in TV a programmi di successo come Avanzi. Scale a incontro proficuo fra il sindaco Giacomo Perrotta, accompagnato da una folta delegazione dell'amministrazione comunale, con il commissario dell'ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina. Si è posto un ulteriore tassello per il mantenimento dei servizi offerti dal poliambulatorio nella città di Torre Talao. Ci spostiamo in Basilicata, emergenza Covid-19, sono 107 nuovi positivi in regione su 1136 tamponi processati. Nel bollettino odierno anche un decesso. A Lauria registrati 6 nuovi positivi al virus a fronte di 2 guarigioni. Salgono quindi a 38 i casi attivi in città. A Maratea chiusa la scuola primaria Sacro Cuore per la positività di un docente. La cronaca, un uomo di 83 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Rionero in Vulture per possesso illecito di armi, munizioni e polvere da sparo. In campagna anche un poligono artigianale dove avvenivano sedute di tiro con armi da fuoco non autorizzate. In Cilento, Vallo di Diano e Alburni, trasporti, il nuovo progetto per l'alta velocità taglia fuori il Cilento. Il nuovo tragitto per garantire i collegamenti alta velocità da Salerno a Reggio Calabria infatti non effettuerebbe fermate nelle stazioni dei comuni cilentani. A lanciare l'allarme è l'Associazione Ferrovia Calabria. Sapri, un'allerta meteo di colore arancione è stata diffusa dal sindaco della città Antonio Gentile. La perturbazione insisterà con forti piogge e temporali, per cui resta alto il livello attenzionale per evitare possibili danni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Ulteriori aggiornamenti sul sito www.radiodgs.net e sulla pagina Facebook di Radio DGS. Dalla redazione gli auguri per una buona serata.